Ciao a tutti! Oggi vi andrò a parlare del viaggio che ho fatto assieme alla mia fidanzata a Lanzarote e in questo video vi parlerò dell'itinerario che abbiamo seguito di 6 giorni, vi darò dei consigli e chiaramente vi dirò tutti i vari prezzi. Andiamo a Lanzarote! Il primo giorno siamo arrivati e di pomeriggio con l'aereo, abbiamo fatto il check-in nell'appartamento, ci siamo sistemati, siamo andati subito a vedere il tramonto alle Salinas de Danubio, che si trovano nella zona sud-est dell'isola. Sono facilmente raggiungibili, ci sono vari punti panoramici, noi ci siamo fermati in alcuni punti e alla fine siamo andati nella spiaggia ad ammirare il tramonto. Il secondo giorno, dopo esserci riposati, siamo partiti subito con un itinerario molto interessante, direzione Mirador del Rio, alla parte nord dell'isola. L'obiettivo principale della giornata era raggiungere Playa del Risco o Risco Beach. Per raggiungere questa spiaggia, diciamo che le indicazioni sono un po' particolari. Una volta arrivati a Mirador del Rio e lo avrete di fronte, prendete la prima strada che va a sinistra, abbastanza stretta, avrete sulla destra tutto il panorama. Una volta raggiunto il primo casolare che avrete sulla vostra destra, una volta superato avrete una strada di sassi, prendete quella strada lì e quello sarà il vostro parcheggio. Da lì parte il percorso, sono 400 metri di dislivello positivo, chiaramente non all'andata ma al ritorno, quindi all'andata sarà molto semplice scendervi. Vi consiglio di andarci alla mattina perché avrete la possibilità di stare all'ombra almeno nel tratto di discesa, il pomeriggio è sempre al sole, quindi scendete con molta acqua e con l'idea di dover fare 400 metri di dislivello al ritorno. La spiaggia spaziale, dove vi sono le prime saline dell'isola, è incontaminata e ha vista la Graziosa. Una volta finito con la spiaggia si ritorna su e si va al Mirador del Rio, dato che apre alle 10. Dal Mirador del Rio si avrà una piena vista sull'isola La Graziosa e l'entrata costa, se non sbaglio, dai 5-10 euro. Una volta finito col Mirador del Rio vi consiglio di scendere e andare nella cittadina di Orzola e comprare i biglietti per il giorno dopo, perché il giorno dopo andremo all'isola della Graziosa. Comprate i biglietti, ci sono due compagnie, non si può sbagliare. Successivamente siamo andati alla caletta del Mollón Blanco, una spiaggia vulcanica con rocce nere e sabbia bianchissima, trasportata dal vento dal deserto del Sahara. Una volta tornati in appartamento ci siamo riposati e siamo andati a vedere il tramonto al Chalco Verde. Qua mi soffermo un attimo perché, attenzione, non è possibile andare sulla spiaggia del Chalco Verde, ma è possibile solamente vederlo da un punto panoramico. E la motivazione è per il fatto che il percorso è sdrucciolevole e pericoloso. Si riesce benissimo a vederlo comunque dal punto panoramico, ma non vi preoccupate, ho una soluzione anche per questo, ne parliamo dopo. Il terzo giorno è dedicato alla Graziosa, che sarebbe l'ottava isola delle Canarie. Questa isola è molto particolare perché si gira solamente in bicicletta. È raggiungibile solo da Orzola con un traghetto. Il primo traghetto alle 8:30, vi consiglio di prendere quello lì perché una volta arrivati sull'isola le bici a noleggio sono poche. Ma prima di prendere il traghetto noi ci siamo recati ad Orzola a visitare la playa di Orzola, dove vi è la cosiddetta cueva di Orzola, la grotta di Orzola. Attenzione alle maree, controllate sempre le maree perché se c'è la marea alta la grotta non è agibile. Una volta arrivati alla Graziosa con il traghetto ci siamo recati subito a prendere la bici a noleggio. Vi sono due tipi di bici, la bici elettrica e la bici normale. La bici normale costa 15 euro mentre quella elettrica 35. L'obiettivo principale sulla Graziosa è di visitare la Playa de las Conchas, la playa più esclusiva e più selvaggia dell'isola. Per raggiungerla vi sono 7 km da fare in bicicletta, quindi 7 km al ritorno. Ovviamente portate sempre tanta acqua perché l'unico punto per comprare acqua sull'isola è il porto. Una volta raggiunta la Playa de las Conchas si rimane mozzafiato dalla bellezza. Dopo aver passato l'intera mattinata sulla spiaggia, aver fatto video fantastici, foto meravigliose, essendo stati fortunati di essere arrivati per primi, ci siamo rimessi in marcia in bicicletta a direzione dell'Arco, Los Arcos de los Caletones. Si trova nel punto più nord dell'isola ed è veramente caratteristico.
Il quarto giorno siamo andati al Mirador del Risco de Famara, punto molto famoso perché è il punto panoramico più bello dell'isola, dove è possibile vedere l'omonima spiaggia Famara Beach, che è la spiaggia più famosa dei surfisti. In questo punto qua il vento è molto forte, quindi bisogna stare attenti al precipizio. Vi è la famosissima Cueva de los Suecos. Attenzione, i gradini per raggiungere la cueva sono scavati nella roccia, ma il percorso risulta pericoloso per chi soffre di vertigini. Noi abbiamo percorso tutta la scogliera e abbiamo raggiunto il punto più alto dell'isola, dove si ha una vista a 360 gradi sia sull'isola, sulla Playa de Famara e sulla Graciosa. Dopo aver visto questo bellissimo panorama ci siamo diretti ad Antigua Rofera. Sono dei resti di colate laviche, è molto semplice raggiungerlo, è sulla strada, non ci si può sbagliare. Dopo siamo andati a visitare Las Grietas, un canyon molto simile all'Antelope Canyon degli Stati Uniti. E infine siamo andati a visitare la caldera de Los Cuervos, dove è possibile addirittura entrare nella caldera di un vulcano. Il quinto giorno siamo andati a visitare Playa de Montana Bermaya, che è nella parte sud-ovest dell'isola. Ed ecco qua la mia soluzione per il cialco verde. Qui vi è il Green Lake Junior, un altro lago d'acqua verde molto particolare. Questa spiaggia è bellissima anche per il fatto che è di sabbia nera. Ci siamo andati all'alba la mattina per avere la sicurezza di non trovare nessuno e avere piena libertà per riprese e fotografie. Ne vale la pena. Successivamente siamo andati a vedere le piscine naturali Charcones. Attenzione, su Google Maps ci sono vari punti, ma sono praticamente tutti sbagliati. Voi dovete andare in quello dove vi è il vecchio hotel abbandonato. Ci si arriva direttamente con una strada non asfaltata. Io vi consiglio di lasciare la macchina fuori, sono 25 minuti di cammino, ma la strada è veramente in pessime condizioni. Ve lo dico io che con la macchina sono andato ovunque alle Canarie, ma per non rischiare di rovinarla ho preferito lasciarla fuori. Le piscine naturali sono tantissime, sono stupende, di acqua cristallina, ma bisogna stare attenti, le maree cambiano in pochissimo tempo. Se vi è il mare mosso, possono arrivare delle onde anomale che vi possono far cadere, ve lo dico per esperienza personale. Controllate sempre l'orario delle maree. E per finire siamo andati a visitare Playa de Famara, come vedete prima la playa dei surfisti. Il sesto e ultimo giorno siamo andati a visitare le Playa del Pozo e Playa Papagayo, che sono al sud dell'isola. Sono alcune delle spiagge più famose e più popolate dell'isola. Vi è un parcheggio a pagamento, ma se parcheggiate a Playa Blanca c'è un sentiero di 20 minuti dove è possibile raggiungere le spiagge gratuitamente. Siamo stati fortunati, abbiamo beccato il mare calmo e io ho fatto anche snorkeling. Ecco, l'itinerario è finito, ho cercato di essere il più veloce possibile per non rubarvi molto tempo, perché per chi come me cerca itinerari online su internet, Instagram, YouTube, le perdite di tempo non sono il massimo, quindi sono stato molto diretto e spero che vi sia stato d'aiuto. Ora vorrei passare a darvi qualche consiglio. Per quanto riguarda la macchina a noleggio, io vi consiglio la compagnia Sicar. Per alcune ragioni, non chiede la carta di credito, quindi potete prenderla senza carta di credito e senza debito, quindi senza franchigia, e dà la possibilità anche ai ragazzi giovani di prendere la macchina a noleggio dai 21 anni. Per quanto riguarda la condizione delle strade, la maggior parte sono asfaltate, chiaramente ci sono anche strade non asfaltate, ma abbastanza percorribili. Per quanto riguarda la posizione dell'appartamento, noi abbiamo alloggiato all'incirca al centro dell'isola. L'isola non è molto grande, da nord a sud all'incirca in 1 ora e 10 si percorre, però comunque vi consiglio di prendere un appartamento al centro per avere la possibilità di girarla e dividere l'itinerario nord, sud e centro. Noi abbiamo alloggiato a casa Eden. Un consiglio che voglio darvi, la spesa compratela sempre alla Mercadona, è il supermercato dove ci sono più prodotti freschi. Un'altra cosa che voglio dirvi, che non è molto un consiglio, ma è per quanto riguarda la lingua parlata. Alle Canarie nessuno sa l'inglese, quindi vi ritroverete a parlare in inglese e loro vi risponderanno in spagnolo, ma vi posso garantire che ci si riesce a capire benissimo.
Come ultimo consiglio, vi ripeto, il più importante è quello delle maree. Controllate sempre online le maree che variano da giorno a giorno per non sprecare l'occasione di andare in una spiaggia e trovarvi con la marea sbagliata. Direi che non ho altri consigli da darvi, passiamo al prezzo. Per quanto riguarda il volo, i prezzi variano tantissimo. Potrete trovare un volo Ryanair da 50 euro come lo potrete trovare da 500. Noi abbiamo prenotato 2 settimane prima e abbiamo speso sui 100 euro. Per quanto riguarda l'appartamento, come vi ho detto, noi siamo andati a Casa Eden, si trova benissimo su Booking, abbiamo speso 250 euro per 6 giorni in due. Per quanto riguarda la macchina a noleggio, per 6 giorni, prenotata 2 settimane prima, l'abbiamo trovata a 200 euro, 5 porte. Bene, direi che siamo a posto così, il video è finito, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo viaggio.